Allora, oggi è sabato 28 giugno, sta per partire il Non saremo terra di monnezza dura. Ci troviamo davanti alle fonderie Pisano che quest'ultimo periodo è diventato l'emblema dell'inquinamento qui a Salerno. È una piccola ILVA, qui c'è il Comitato Salute e Vita che si batte per la delocalizzazione di questo impianto, perché i rilievi che sono stati fatti anche dalle centrali dell'ARPAC riportano tutti i parametri fuori dal normale. Dopo arriveremo a Serre, dove ci incontreremo con il Comitato Serre per la Vita e visiteremo, tra virgolette, la discarica di Macchia Soprana, dove c'è un fronte di frana di 40 metri. E lì che cosa sta succedendo? Questa frana è proprio sopra il bacino di utenza del Sele, e quindi rischiamo che il percolato arrivi nel Sele. Ci sposteremo poi a Montesano sulla Marcellana, dove incontreremo il comitato Nessun Dorma, che si batte contro la realizzazione di una centrale elettrica della Terna all'interno del paese. E poi ci incontreremo con Roberto De Luca del Codacons, che ci parlerà del processo Chernobyl. Passeremo per Oliveto Citra, dove c'è un impianto, un inceneritore che è stato bloccato dal TAR, però dovrebbe rientrare in uno degli impianti che rientrerà nello Sblocca Italia, il decreto Renzi che prevede l'apertura di 17 impianti nella Campania, tra depuratori, inceneritori, impianti a biomasse. E infine arriveremo a Colle Barone, che è una cava tra i comuni di Montecorvino Rovella e Montecorvino Fugliano, dove negli anni sono stati fatti sversamenti abusivi di rifiuti.